Ragazzi! Just gonna stand there, hear me cry. That's alright, because love the way you lie. Allora, ragazzi, innanzitutto buongiorno. Scusate per il mio viso, ma ovviamente io sono qua ancora in vacanza in Salento e ovviamente, come potete notare, mi sono scottato tipo la fronte e il naso, quindi per il viso lasciate perdere. Però benvenuti in questa prima puntata video commento di Temptation Island, perché se non lo sapete ve lo dico io, ieri sera sul canale 5 è iniziata la settima edizione e ovviamente come ogni anno eccoci qua presenti nel commentare tutto quello che fanno le coppie protagoniste anche di questo 2020. Allora, ragazzi, iniziamo subito perché le cose da dire sono veramente tante. Devo dire che una prima puntata così scoppiettante non si vedeva da tempissimo e io ho già la mia coppia preferita, ma non ve la dico ancora, ve la dirò subito, ve la spoilererò subito. Però voglio sapere da voi qua sotto tramite commento quale coppia vi piace di più, quale coppia secondo voi è quella che scoppierà secondo me tutte, perché da come sono partite, ma anzi, ieri sera mentre lo guardavo con Chiara dicevo: Chiara, ma secondo me si sono lasciati tutti prima di entrare, perché non è possibile che dei fidanzati si comportino in questo modo. Fatto sta, ragazzi, la puntata si apre ovviamente come sempre con la presentazione delle coppie. Io ve l'ho già fatta la scorsa settimana, vi lascio il video in questione qua sotto nell'info box, così nel caso potete andarlo a recuperare. E dopo la presentazione delle sei nuove coppie, di cui due famose, arriva il fatidico momento della separazione. Fanno scendere le single, fanno scendere i single, si separano. Quest'anno non c'è stata la ghirlanda, ma c'è stata solo una scelta così: io voglio lei, io voglio lui, io voglio lei, io voglio lui. Ma già subito all'inizio, quando le coppiette innamorate, felici e spensierate si salutano per distaccarsi dal loro amore, iniziano i primi drammi perché c'è una coppia che ha iniziato a creare subito dei problemi. Sto parlando di Valeria e Chavi. Allora, ragazzi, Chavi è la mascotte di quest'anno, sicuramente. È quello lì che secondo me quest'anno ha la malattia delle donne, ok? Fatto sta che quando c'è la separazione dalla fidanzata Valeria, nemmeno la saluta e Valeria ci rimane malissimo perché lui subito tra le braccia della tentatrice e lei a piangere. Già da questi 5 minuti, primi 5 minuti, io lì c'avevo le mani nei capelli perché dicevo: vai, si inizia bene, questi qui non durano un giorno. E Chavi, posso dire che, ok, è la mascotte del programma, ok, sarà il personaggio che farà più discutere, che è uno di quelli, non so come spiegarlo, che fa tutto lo sborone, no? Sono tutto io faccio questo, io faccio quest'altro, io faccio quest'altro, ma mi sa che da qui alla fine di questa edizione piangerà molto. Fatto sta, ragazzi, io non so come sia possibile che nessuno sa ballare, nessuno ha mai ballato in vita sua, entrano in Temptation Island e ballano tutti, sono dei ballerini provetti. Secondo me si dovrebbe chiamare più che Temptation Island, Dance Island, perché tutti ballano, tutte le ragazze quando vedono i fidanzati che ballano con le tentatrici e dicono: non ha mai ballato in vita sua e adesso guardalo lì, non balla, non sa ballare. Ma come? Ma sanno ballare come twerk, tutto, strusciamenti, tutto quanto. Però, vabbè, con Dance Island, ragazzi, andiamo avanti perché subito dopo le prime ore del villaggio, della permanenza del villaggio, Anna Maria, della coppia Anna Maria e Antonio, viene chiamata nel pinnetto, pinnetto. Pinneto, chiamatelo come volete, io ancora dopo 7.000 edizioni non so come chiamarlo, viene chiamata nel pinnetto perché appunto c'è Antonio che fa il cascamorto con tutte le corteggiatrici, massaggi, bagni, mani, la crema, tutto quanto, e quell'altra poverina ci rimane male, ma ci rimane così male che viene richiamata una seconda volta nel pittetto e
Lei scoppia in un pianto super disperato perché ci racconta poi la sua storia, che dice: ma come? Ma se lui ancora ha dei dubbi sulla nostra relazione, perché non me lo ha detto prima? Perché ha aspettato di farmi spendere un capitale per prendere una nuova casa? E ci racconta la sua storia familiare in quanto lei abita con sua madre, abitava con sua madre in una piccola casetta, è arrivato lui nella loro vita che l'ha convinta a prendersi una casa più grande per andare a vivere insieme lui, lei e la madre, e quindi accollarsi, in poche parole, un affitto più alto. Fatto sta che arriva ovviamente Antonella Elia, che cerca anche un po' di consolarla. Antonella Elia qua è il personaggio che secondo me farà da confidente a tutte, perché per il momento va a parlare con tutte, gli dice: vabbè, ma lascialo in pace, vabbè, ma lui non fa per te, vabbè, ma te meriti di più, tutte queste cose. Però la storia di Anna Maria a me mi ha lasciato un attimino basito, perché ho detto: ok, l'affitto più alto e tutto quanto, ma lui, nel senso, non ti dà una mano? E poi, scusate ragazzi, ma tutti questi problemi, state insieme da anni? Lei come le altre coppie, non avete problemi, fate finta di nulla, arrivate a Temptation Island, in 2 ore capite che la persona che è con voi non fa per voi, in 2 ore capite tutti gli errori che ha fatto, in 2 ore lo volete mandare a quel paese. Allora capite che c'è qualcosa che non va? Ma Anna Maria non è l'unica che viene chiamata subito all'inizio nel pinnetto. Pinnettu. Oh, ma come si chiamerà mai? Che pappole. Perché anche Valeria della coppia, Valeria e Xavi, super protagonista ovviamente di questa prima puntata, viene chiamata più e più volte nel pinnetto perché Xavi rivela delle cose alle varie tentatrici su Valeria, dicendo innanzitutto che lei voleva la convivenza, vuole dei figli, vuole comunque un impegno più serio, mentre lui è un po' più uno spirito libero, si sente di fare quello che vuole, racconta che esce di casa di nascosto, dicendo a lei che va a letto quando è in realtà poi esce con gli amici, dicendo che appunto addirittura durante il coronavirus lui ha abitato con Valeria e i suoi genitori e la convivenza con i genitori è stata molto oppressiva per la mancanza di privacy, la mancanza di libertà e tutto quanto, e racconta anche di vari problemini amorosi tra Valeria e Xavi, in quanto dice che Valeria ha sgamato dei messaggini sul telefono di Xavi, ma non ha mai sgamato nient'altro se non quando metteva la localizzazione sul telefono di lui e l'ha sgamato, che non era a casa praticamente, e qui si vede Valeria, arrabbiata nera, dice: e ci credo, io ho messo la localizzazione, ti ho seguito, ma non è che eri a giro con i tuoi amici al bar a bere, eri in hotel con un'altra. Che schifo. Ma stai scherzando? Cioè, allora, io mi fermo subito, ragazzi, perché qua se no mi bannano. Te stai insieme da anni, ora non so quanti, quattro, su per giù, con uno, che già ti fidi poco. Lo controlli, gli controlli il telefono, gli metti il suo WhatsApp sul tuo telefono, gli metti la localizzazione di nascosto al suo telefono, lo segui, lo scopri che ti fa le corna e te lo perdoni. Ancora e ancora e ancora e ancora? Ma sei scema? Ma cosa stai facendo? Ora, lei in questa prima puntata si dice che abbia capito bene o male cosa non va della propria relazione con Xavi, di tutto quanto, e dall'altra parte si sta avvicinando ad un tentatore che mi sembra si chiami Alessandro, che tra le altre cose super buono, lo amo, cioè brava Valeria. Infatti io anche su Instagram, che ho fatto le stories, no? Su Temptation Island, vedevo lei col corteggiatore che si avvicinavano, si davano la mano, no? Si facevano le massaggine. Io: brava Valeria, mandalo a quel paese il tuo fidanzatino Xavi. Però poi loro due si sono un po' avvicinati un po' troppo, perché lui, il corteggiatore, ha iniziato a baciarle qui il collo e lei addirittura ha spostato i capelli dall'altra parte per farsi baciare meglio il collo. E tutto questo è stato visto dal fidanzato Xavi durante il primo falò.
che lui all'inizio rideva, faceva tutto lo sborone, come ho già detto, oh, io sono lo spirito libero, faccio quello che voglio, lei è troppo oppressiva, troppo gelosa, qui io sto benissimo. Quando ha visto sta roba, il sorriso gli è scomparso. Quindi, ora, non vorrei che lui usasse tutta questa nuova infatuazione di Valeria verso il corteggiatore per passare dalla parte del torto alla parte della ragione. Però secondo me in questa coppia hanno torto un po' tutti e due, perché è vero che Valeria secondo me merita di meglio e secondo me io vi dico che è anche la più carina esteticamente tra tutte le protagoniste. Però sei te che hai continuato ad accettare il comportamento malandrino del fidanzato, quindi è vero che meglio tardi che mai, è vero che adesso sembrerebbe si sia svegliata, però comunque in tutti questi anni, nel senso, ha pianto, ha accettato gli errori del fidanzato, ma li ha anche perdonati. Se lei lo avesse mandato a quel paese subito, non era a questo punto. Di tutta risposta, ovviamente, noi abbiamo scoperto che Xavi va a dire in giro che non è innamorato assolutissimamente della fidanzata. Molto innamorato? No, molto innamorato no. C'ho, come ho detto ieri a lei, c'ho un bel affetto, un grande affetto. L'affetto lo provi per un'amica? Deficiente. E allora, anche te, che fai il PR, sei sempre in giro, in discoteca, conosci tantissima gente, dici di essere uno spirito libero, hai la malattia delle donne, anche te, come tutti a Temptation Island, non ami la tua fidanzata. Perché? Io mi domando, perché allora devi continuare a trascinare una relazione per anni e anni e anni e anni, anni se vuoi fare quello che ti pare, se non la ami e se la tratti anche male? Cioè, ma non esistono più gli uomini di una volta. In tutto questo, Antonella, Elia e Pietro per ora non stanno facendo niente di che. C'è Antonella, Elia da una parte che insegna la pole dance a tutti, mentre c'è Pietro dall'altra che dice, che racconta della propria storia con Antonella, Elia, e racconta che dopo il Grande Fratello sono andati a convivere nonostante quello che era uscito, perché vi ricordo che Antonella, Elia ha fatto il Grande Fratello VIP quest'anno e mentre lei era lì dentro sono uscite delle foto che riguardavano il fidanzato Pietro mano nella mano con un'altra, e quindi lei però lo ha perdonato, sono andate addirittura a convivere e per il momento non stanno facendo niente di che. Sto guardando lì perché stanno volando degli uccellini qua fuori, adoro. Mentre ragazze e ragazzi, io volevo parlare un attimino della coppia Manila Lorenzo, che sono fidanzati da 3 anni. Lorenzo super carino, super innamorato, che addirittura ha fatto anche il cuore con la scritta Manila all'interno sulla spiaggia. Ma Lorenzo io proporrei di non farlo più partecipare, ma di elevarlo ad opinionista del programma, perché durante tutti i falò, tutti i pinnetto dei ragazzi, lui commenta come se fosse uno spettatore qualsiasi, come se fosse me, e quindi io lo amo. Economicamente sta benissimo. E allora? Adoro, quell'uomo è stupendo. È arrivato il momento di parlare di Anna ed Andrea, ok? Lui che ha 27 anni, lei 10 anni in più, sono fidanzati tipo da 2 anni, 2 anni e mezzo. Il loro problema è che Anna, avendo già 2 figlie e avendo 10 anni in più di lui, vorrebbe allargare la famiglia, avere un figlio insieme a lui e sposarsi con lui, mentre lui dall'altra parte dice: ma io sono giovane, ho 27 anni, l'unica cosa che ha detto durante le 4 ore di programma è questa: io a 27 anni mi sto concentrando sul mio lavoro, sulla mia carriera, non è ancora arrivato il momento per mettere su famiglia. L'altra, tutta arrabbiata, cosa fa? Arriva ora lo shock, che io proprio sono rimasto così a bocca aperta. L'altra fa finta di stare con un corteggiatore, fa finta di corteggiare un tentatore, facendo vedere il tutto ovviamente al fidanzato dall'altra parte. E si scopre che lei fa sempre così quando vuole ottenere qualcosa. Infatti lo dice anche alle altre sue amiche, le altre fidanzate. Dice: io quando voglio ottenere qualcosa gioco sulla gelosia di lui e quindi ottengo sempre quello che voglio. Io quello che voglio adesso è uscire da qua e fare un figlio. Lui è anche economicamente super messo bene, che non so a cosa serva questa frase in più, e quindi io voglio il figlio. Facendo così, facendogli vedere che io, ma
magari mi diverto con altri tentatori, lui si può dare una svegliata. E no, invece no, io lo sapevo, cioè, ma che discorso è? Ma che pensiero è? Ma chi può pensare una cosa del genere? Facendo così, ovviamente l'altro sei arrabbiato, l'altro sei gelosito, ma si è allontanato ancora di più, perché qui ha capito cose che magari fino a quando erano a casa non poteva capire, e cioè che lei lo vuole rigirare, lo vuole manovrare. Un casino, però per il momento ha solo distrutto mezzo villaggio il ragazzino Andrea. Ma ragazzi e ragazzi, io adesso inizierei a parlare dell'ultima coppia protagonista della puntata di ieri sera, e sto parlando di Sofia e Alessandro. Vi ricordo che Sofia e Alessandro, anche loro hanno molti anni di differenza, si erano lasciati perché Sofia lo aveva tradito, poi si sono rimessi insieme, insomma partecipano a Temptation Island, lei per far capire a lui che è cambiata, lui per darle un'ultima possibilità. Insomma, succede il finimondo alla fine di questa puntata, perché Alessandro viene chiamato per due volte nel Pinneto, cioè sarebbe una volta sola, però poi decide di rientrare per rivedere una seconda volta il video che doveva vedere sulla fidanzata, e da fuori di matto, quando vede che lei e sente che lei racconta ad un tentatore di non aver mai tradito lui, mentre lui per 5, 6, 7 volte chissà che cosa ha fatto. E non mi ha mai tradito? Mi ha messo i miei corni con un'altra persona per 6 mesi. Mi è scappata con 2 o 3 persone. Mi è scappata più di una volta. Non mi hai fatto i corni? I corni non mi li hai fatti? Chiede il falò di confronto. Assurdo, ragazzi, ragazzi. Quindi la prima puntata finisce con lui che fuori dal villaggio dice: esigo il falò di confronto immediato, per favore. Finito. No, te lo ripeto. Ma va! No, il falò di confronto. Voglio il falò di confronto, per favore. E nella prossima puntata, che vi ricordo ci sarà la prossima settimana, ci sarà la risposta di lei. Secondo me, siccome dalle anticipazioni che fanno a fine serata non si è visto il falò, secondo me lei declinerà l'invito, e questo lo farà molto arrabbiare di più. Però lei è lì per divertirsi, sicuramente. Chissà come finirà. Fatto sta che questo è solo l'inizio, siamo solo alla prima puntata, ragazzi, ragazzi. I falò di confronto immediati arriveranno, non vi preoccupate. Fatemi sapere voi adesso qua sotto tramite commento cosa ne pensate di questa prima puntata, se vi piace, no, come nuova edizione, nonostante i protagonisti abbiano un'età comunque maggiore rispetto agli anni passati e nonostante non ci siano nemmeno coppie provenienti da uomini e donne. Fatemi sapere tutto quello che volete. Noi ci vediamo con la seconda puntata video commento di Temptation Island la prossima settimana, di venerdì sempre. E invece ci vedremo in questi giorni con nuovi video. Ciao!